autore americano della iGain Telex Communication, modello CD45-2. Essendo nato, qui abbiamo la gabbia, il rotore, il sistema di ammortizzazione degli strappi, che è un pezzo della trasmissione di un Alfa, secondo me. L'albero principale, la rotazione avveniva su un sistema a cuscinetti, che ovviamente i cuscinetti sono IT, deve essere di una 500, non vorrei dire una belinata, di una Fiat 500 mi sembra. Comunque roba economica, si fa presto a cambiare il cuscinetto. E adesso smontiamo il rotore e facciamo una bella manutenzione, ma prima di tutto pulizia. Allora, ok, tutto una bella spruzzata ce l'abbiamo data di suito. Sono due fili di sezione molto più grossa, che sono quelli dell'alimentazione del motore. Poi, se non ricordo male, abbiamo quattro fili che sono degli switch, dei micro di fine corsa, e altri due fili che sono il valore, sono il valore di resistenza del potenziometro che è all'interno per stabilire la posizione del rotore. L'unità di controllo del rotore manca, però è facilmente ricostruibile o modificabile, magari con un progetto Arduino. Si vede subito un'alimentazione a ingresso in corrente alternata 110-220 o 220, non tutte e due, un trasformatore che da schema poi si legge 13 volt in corrente alternata, raddrizzata semplicemente da un diodo condensatore, un fusibile, e questo ha la funzione di lettura della posizione del rotore e impostazione e taratura dell'unità. La seconda parte dell'alimentazione invece si dedica al motore, qui se non ricordo male è 28 o 24 volts in corrente alternata, e abbiamo la linea di alimentazione, che erano quei due cavi di sezione più grossa, che sono proprio l'unità di alimentazione 1 e 2, i fine corse, i micro di posizionamento e i fili di inversione della polarità, mentre qui abbiamo i fili in questa parte qua della lettura del valore di questo potenziometro che è posto all'interno del rotore. Quindi adesso ci diamo una bella pulita e vediamo un po' se qui nelle istruzioni abbiamo anche l'esploso. Sì, eccola qua. Ah, qui l'avevano modificato perché il rotore praticamente era attaccato solo con quella piastra lì. Comunque, qui abbiamo la corona dei cuscinetti e all'interno gli ingranaggi di riduzione. Controlliamo i micro, controlliamo il potenziometro, si è pulito, ma a mio avviso, secondo me, qui di acqua non ce n'è mai entrata, se non magari nel breve momento in cui è stato disassemblato e abbandonato in un piazzale. Ok,
data una discreta pulita, proprio per non far entrare lo sporco all'interno mentre si smonta. E adesso procediamo al montaggio. Sono sicuro che l'unica acqua che c'è entrata è quella che ci ho fatto entrare io adesso durante il lavaggio. Li ho allentati prima con la chiave, che sinceramente temevo di rompere il filetto, ma era anche verniciato. Ma con la speranza che la corona di cuscinetti non siano cuscinetti liberi. No, perfetto, sono i cuscinetti liberi, posizione vincolante non ce n'è. Ok, abbiamo doppia corona di cuscinetti, acqua all'interno apparentemente non è mai entrata perché non ci sono tracce di ruggine. Allora, ok, pulito tutto, sgrassato. Adesso facciamo un test veloce su il rotore dal punto di vista elettrico. Perfetto. Allora, io direi di iniziare sul controllo degli switch, che è la cosa più importante. Prendiamo il tester in modalità conducibilità. Sì, ok, suona. Allora, gli switch li abbiamo sul pin 6 e 4. Allora, questo è il 4 e questo è il 6. E infatti è chiuso. Il secondo switch l'abbiamo sul pin 5 e 8. 5 e 8. Ok. Ora proviamo ad aprirli facendo un po' di acrobazia. Va bene. Ok, mentre l'altra avevo detto che era sul 4 e 6. 4 e 6. Ok. Molto bene. Poi il potenziometro, che a fondo scala è 500 ohm, fra il pin 3 e 7. Allora, questo, vabbè, questo è della mutua come tester. 3 e 7. Il 3 e 7 mi segna, però sarà della mutua, ma mi segna 500 ohm. Complimenti. Ora, vediamo un po' se facendolo scorrere mi torna tutto. Allora, adesso mi segna 0, lo mettiamo grosso modo a metà scala, vediamo quanto mi segna. 250. Mi devo ricredere su questo tester da 10 euro. 51, va bene, 510, ok, perfetto. Ora, per quanto riguarda il motore, pin 1 e
8, ok, dovrebbe essere in conducibilità, pin 1 e 8, ok, poi pin 1 e 5 quando è chiuso, 1 e 5, perfetto, pin 1 e 4 quando è chiuso, ok. Allora, ovviamente questa è la flange, questa che va a comandare la campana superiore del rotore. Questa comanda a sua volta il fine corsa, eccolo qui, quindi stacca qui e stacca qui. Ovviamente quando avremo l'apertura completa di questo switch, il potenziometro variabile sarà a fine corsa da questa parte. Quindi adesso rimontiamo questa, mettiamo un po' di grasso che non fa mai male e assembliamo tutto. Mettiamo un po' di grasso qui dove poggia la flange. Volevo utilizzare del grasso ramato, ma secondo me è sprecato, perché pressione, numero di giri, temperature non sono proprio il caso. Ok, la flange, anche per la flange la stessa roba. E poi sull'ingranaggio, visto che è molto demoltiplicato, vediamo di metterci almeno vicino, di subastato. Deve arrivare a staccare lo switch e posso utilizzare il tester. Allora, così è staccato, così è in connessione. Vediamo quando stacca. Se ce ne hai voglia. Ok, staccato. Perfetto, e quindi questo è fondo scala. Bene, ora bisogna lubrificare i cuscinetti. Quindi lubrificato sulla ruota esterna, quindi anche se proprio non ci arrivo, direi che è uguale. Questa è la parte bassa della flange del rotore, quindi anche questa va lubrificata, e qui un po' di più perché era qui che ero molto in dubbio se mettere grasso ramato, che fa anche un po' di spessore, però le sfere non mi sembravano veramente consumate, quindi direi che ruota anche bene. Ora, stessa cosa qui, questa è la campana superiore, quindi anche qui mettiamo un velo di grasso. Allora, qui c'è questo elemento nella fusione che si va a agganciare al posizionamento del potenziometro variabile, della resistenza variabile. Ovviamente il tutto deve essere accordato, quindi allora avrò potenziometro così, ok, perfetto, prendiamo, vediamo quante ne tiro. Dunque lì, così, questo.
sta flangia qui, vai. Io mucca! One eternity later. Stringere la croce. Molto bene. Perfetto. Ma vedete come si presenta bene. Allora, ok. Riassemblato il tutto. Il cavo, poi verrà messa una scatolina con il connettore per essere un pochettino più gestibile. Allora, rotore controllato, lubrificato, lavato, lubrificato. Lo snodo elastico andava ancora bene, era ancora in regola per il lavoro che deve fare. Qui sostituito un cuscinetto e qui sulla boccola in teflon semplicemente lubrificato con grasso ramato. Oh. Prossima cosa è questa, ma sto aspettando i tubi d'alluminio. Prossimo video magari controlliamo le trappole. 73.